a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. È appena finita la presentazione Nokia ufficiale, dove Nokia ha presentato finalmente, chiaramente in collaborazione, dato che è l'HDM Global che produce i suoi terminali che poi li brandizza Nokia, ha finalmente lanciato e presentato il tanto atteso Nokia 8, un dispositivo di fascia alta davvero molto interessante. Infatti dopo aver presentato negli anni precedenti Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6, finalmente è arrivato anche questo top di gamma. Questo terminale si caratterizza per diverse caratteristiche, per diverse, diciamo, feature che sono decisamente interessanti. Prima di tutto partiamo dalla scocca e dalla parte estetica. Un case completamente in alluminio, quindi molto molto leggero, soprattutto molto solido, è molto bello da tenere in mano, restituisce un bel touch and feel, poi ha un display e una grandezza tale da poter essere gestito anche per semplicemente con una mano. Abbiamo i tasti soft touch sulla parte inferiore, con cui possiamo poi andare a risvegliare il terminale, chiaramente per l'applicazione in background, e il tasto back. Qui nella parte centrale è presente il tasto soft touch, che non è fisico, però centrale, con il sensore di impronte al suo interno. Molto molto interessante, abbiamo un processore Snapdragon 835 all'interno. Oltretutto il terminale si contraddistingue anche per un interessante tipo di raffreddamento, dato che abbiamo due pipeline in rame e grazie anche all'integrazione della grafite si riesce a disperdere davvero molto molto bene il calore. Infatti Nokia ci hanno assicurato che questo terminale, anche sotto sforzo, non si andrà a riscaldare come tanti altri terminali, come poi può succedere con i processori nuova generazione e con tante applicazioni in uso. Molto interessante, su cui Nokia si è incentrata gran parte della presentazione, è la doppia fotocamera. Abbiamo ben due fotocamere posteriori ed una anteriore, tutte da ben 13 megapixel. Tutte 13 megapixel perché? Perché Nokia questa volta si è incentrata non solo sulla doppia fotocamera posteriore, ma è riuscita a integrare e a far interagire le fotocamere posteriori con quelle anteriori. Che cosa vuol dire? Adesso ve lo faccio vedere subito e andiamo qui. Vedete come con quelle posteriori possiamo vedere la parte in alto e con quella anteriore ci possiamo riprendere noi. Dovrebbe essere così, possiamo anche invertire la parte inferiore e superiore. Quindi la cosa molto interessante è che si riesce a utilizzare allo stesso momento sia la fotocamera anteriore che quella posteriore. Una interessante caratteristica che decisamente contraddistingue questo Nokia, perché non abbiamo su altri terminali questa funzione, e consente quindi di andare a riprendere o a fare una foto sia con la fotocamera posteriore che quella anteriore. Quindi noi potremmo essere ripresi in qualsiasi momento e noi potremmo rientrare in qualsiasi tipo di scatto, anche se siamo in vacanza o anche a livello lavorativo, per esempio come hanno giustamente spiegato durante la presentazione, per un'intervista o per un tipo di video possiamo riprendere sia quello che vediamo e sia anche ci possiamo riprendere noi. Quindi molto molto interessante questo tipo di funzionalità. Chiaramente abbiamo tutte le funzionalità della camera anteriore e posteriore. Andiamo su quella posteriore, vi faccio vedere anche come può lavorare con la doppia fotocamera, ma abbiamo la possibilità anche di lavorare con una singola camera, sia con quella a colori che con quella in bianco e nero. Oltre a questa impostazione abbiamo qui nella parte bassa la possibilità di accedere a tutte le funzioni di questo nuovo Nokia. Infatti abbiamo la possibilità di scattare per le classiche foto panorama, abbiamo il ritocco, ma abbiamo anche l'effetto bokeh, molto molto interessante. Difatti noi possiamo mettere a fuoco un soggetto e andare più o meno a sfocare lo sfondo, e poi chiaramente abbiamo anche qui presente la modalità manuale, perché comunque è una modalità che interessa, è sempre molto interessante e dalla quale possiamo un po' andare a gestire un po' tutti i parametri. Sfortunatamente qui abbiamo solo una piccola gestione, perché possiamo andare a controllare la messa a fuoco, l'effetto sia automatico sulla messa a fuoco, se è macro oppure stiamo facendo un panorama, e possiamo andare a controllare l'esposizione. Ci avrebbe fatto piacere sicuramente una modalità un po' più avanzata e forse anche qualche controllo in più, però devo dire molto molto interessante questa funzione. Quindi massima, diciamo, libertà di interazione e di utilizzare la fotocamera sia posteriore che anteriore. Qui abbiamo tutte le altre impostazioni, le altre funzionalità della fotocamera, tra cui troviamo anche la possibilità di settare la bussola, l'altitudine, il livello, le linee guida, quindi tutta una serie di impostazioni che poi sono un po' tra virgolette classiche delle fotocamere degli smartphone. Con questo pulsante possiamo andare a switchare la fotocamera e da qui possiamo andare a ritornare nella camera classica. Faccio vedere uno scatto veloce, una messa a fuoco veloce, come il punta e scatta, che è poi la cosa più importante che poi andiamo
utilizzati di più sui telefoni di oggi. Molto interessante, abbiamo Android Stock in versione 7.1.1, è molto fluido, molto veloce, lo sto utilizzando da un po', da un 5-10 minuti, e devo dire è un telefono che si comporta molto bene. Qui abbiamo tutte le impostazioni classiche di Android in versione 7.1.1. Inoltre Nokia ci hanno assicurato che questo qui sarà un telefono che la caratteristica anche principale è che sarà sempre prontamente aggiornato, grazie man mano che Google rilascerà gli aggiornamenti anche con Google O potremo sempre andare ad avere il nostro telefono aggiornato. Un telefono su cui è stato poi integrato anche un nuovo reparto audio, una nuova tecnologia audio che si chiama Ozo. È praticamente un sistema audio 3D che riesce a registrare il 3D a 360 gradi. Ci hanno fatto sentire e vedere in Nokia durante la presentazione la differenza che c'è fra una registrazione con questo tipo di sistema audio e quello classico. Beh, devo dire, la differenza è davvero davvero tanta. Riusciamo a capire dove arriva l'audio. Questo qui è grazie al sistema che è stato integrato, che lo stesso sistema quando va a registrare, siamo un concerto, siamo comunque a un evento, ma quando andiamo a registrare riesce a capire il telefono dove arriva l'audio, e questo qui lo riesce a riprodurre anche durante la riproduzione del video, quindi riesce a riprodurre un audio direzionale. Chiaramente presente tutte le modalità, presente anche l'always on display, mi scordavo, chiaramente personalizzabile, e qui possiamo vedere le varie notifiche con l'ora e tutte le altre informazioni del caso, ma possiamo anche andare chiaramente, visto che il telefono è incentrato molto sulla parte multimediale, abbiamo anche la modalità live per condividere tutto subito sui social network. Un telefono che sicuramente vorremmo provare, mi piacerebbe provare più con calma, più da vicino, anche fare un live per la batteria, stressarlo un po' e vedere anche un po' come si comporta. Comunque non dubito che questo telefono sia decisamente molto veloce, molto fluido, Android Stock si comporta e si è comportato sempre molto bene, soprattutto su un telefono con uno Snapdragon così potente. Comunque ragazzi, per questa breve anteprima è tutto, mi raccomando, se avete ulteriori commenti, dubbi, fatemeli qui sotto, io rispondo appena posso, e soprattutto non appena avrò il telefono sicuramente faremo una recensione più approfondita. Io che mi scordavo, qui un S8, vi faccio vedere la differenza anche per darvi un'idea della grandezza di come è il telefono. Non fate caso adesso qui alla cover, ma comunque la grandezza è questa. Molto molto bello comunque anche il red in alluminio con le doppie lenti messe così in verticale centrali, perché l'ho apprezzato decisamente tanto. Qui chiaramente abbiamo i vari pulsanti per lo sblocco e blocco del terminale e per il bilanciere del volume, e sulla parte sinistra invece abbiamo il carrellino per la SIM e per la micro SD, chiaramente memorie espandibile. Comunque ragazzi, come vi dicevo, per questo breve anteprima è tutto dall'evento Nokia di Milano, da Times Gadget per Giorgio, grazie a tutti e buona giornata.